Vi propongo un'introduzione ad un concetto chiave della psicanalisi che è il transfert. La parola transfert è anche utilizzata in altri campi come la psicologia, basta pensare al transfert d'apprendimento. Però ci possiamo ben mettere d'accordo sul fatto che quando si parla, quando si sente la parola transfert, ebbene, inevitabilmente viene in mente la psicanalisi perché è un concetto chiave della psicanalisi. Ed è stato Freud ad introdurre questo concetto col passare degli anni dello sviluppo del suo pensiero, questo concetto si è arricchito di tanti contenuti e poi sarà ripreso da tanti altri. Tante volte da tanti altri psicanalisti e sarà arricchito di altri contenuti. Ma vediamo adesso quali sono questi contenuti che hanno arricchito il concetto di transfert nel pensiero di Freud e possiamo in modo molto schematico trovare tre tipi di contenuti. Vediamo il primo, una quantità di affetto che era legato a una rappresentazione rimossa e che vorrebbe farsi strada, vorrebbe trovare modo di esprimersi alla coscienza, ma inevitabilmente non ci arriva perché vi sono delle difese che lo impediscono, ebbene trova come mezzo per esprimersi quello che Freud chiama una falsa connessione. Cosa significa? Beh, che l'affetto va a trasferirsi, connettersi con un'altra connessione che non è quella iniziale, ecco perché falsa connessione, e transfer che si trasferisce, si sposta, ecco perché il transfert. Transfert dunque da una rappresentazione rimossa ad una rappresentazione che può accedere facilmente all'io, alla coscienza. Vediamo adesso il secondo contenuto, che è quello del transfert. Come difesa? Beh, un paziente sta per ricordarsi, per rammentarsi di un ricordo importante, dunque sta lì per esprimerlo con delle parole, quando poi si ferma, le associazioni vanno a bloccarsi e va piuttosto attualizzare con dei comportamenti quello che era, che doveva essere ricordato e detto con delle parole. Ecco che il transfert si mette in piedi, attualizza, dunque va a trasferire delle vecchi comportamenti del passato, vecchie esperienze del passato nel presente con l'analista che viene ad occupare poi alcune persone chiave di quelle relazioni che hanno creato quei comportamenti, che per Freud soprattutto era il periodo edipico, un periodo centrale. E qui il transfert, dunque, è una misa in atto dell'inconscio, dunque attualizza l'inconscio. E da qui si può passare al terzo contenuto perché per Freud questa misa in atto dell'inconscio, attualizzare l'inconscio, è sì una difesa iniziale, ma dopo si trasforma come il mezzo più potente per accedere ai contenuti inconsci perché è più facile lavorare su quello che è attuale, nella situazione attuale, piuttosto che lavorare su degli aspetti del passato. In questo modo si progressa con l'analisi. Ma cosa significa questo allora? Che da un momento in poi del percorso analitico, tutta una serie di contenuti, di emozioni che facciano parte della relazione passata con figure importanti, con il padre, la madre, vengono attualizzati. E dunque, siamo spostamento da una nevrosi iniziale con la quale si è presentato il paziente a una nevrosi, dice Freud, da transfert, perché la nevrosi poi si attualizza
nella relazione con l'analista. E con questo terzo contenuto, il transfer diventa il punto centrale, la caratteristica centrale della relazione paziente-analista. Passiamo adesso alla domanda: ma quali sono che cosa si trasferisce? Beh, lì ci sono diverse risposte. Beh, uno è il pattern di comportamento che hanno caratterizzato le prime relazioni con le persone importanti, con la madre, il padre, quando si era piccoli. La relazione, tipo di relazione d'oggetto che si aveva all'infanzia, che va ad attualizzarsi adesso. E poi il transfert delle imago, delle figure, dunque la figura paterna, della figura materna o altre figure, che vanno a trasferirsi sull'analista. Dunque l'analista va a essere percepito come sostituto del padre o della madre. E infine, può esserci anche un transfer dell'istanza, cioè l'analista può anche a un certo momento incarnare un'istanza del superio e dunque essere percepito come molto critico, come la parte che giudica, eccetera. E si capisce bene che lì il transfert è la connotazione principale della relazione che si mette in atto tra paziente e analista, e l'analista viene a occupare un posto molto importante della mente del paziente. Per concludere, vediamo un po' di rispondere a questa domanda: ma il transfer lo si può anche trovare al di fuori della relazione paziente-analista? Bene, per alcuni contenuti sì e per altri no. Vediamo un po' per quali no. Quello del transfer come difesa, no. Quello del transfer come nevrosa da transfert, no. Che diventa la parte predominante della relazione, che l'analista deve occupare un posto importantissimo, no. Che si possa parlare di nevrosa transfer, no, questo non si trova al di fuori del setting analitico. Quello che invece si può trovare è il primo contenuto e alcuni aspetti del terzo, di quello che poi vanno a caratterizzare la relazione tra paziente e analista. Vediamo il primo, quello delle false connessioni. Ma esempio, vediamo qualche esempio molto, molto pratici, di esempi di sentimenti positivi e negativi. Quelli positivi, beh, conoscete una persona con la quale vi trovate bene, il dialogo passa bene, se ha voglia di dire che uno l'ama quella persona, non si può dire quello, piuttosto si va a riempire di complimenti. Beh, lì c'è un transfert, ecco, di sentimenti positivi sui complimenti, cioè quello che si vorrebbe dire, ma non si può dire, beh, lo si va a trasferire sui complimenti. Vediamo un po' quello negativo: vi siete invitati da qualcuno che non conoscete molto bene, lo siete invitati perché questo conosce bene la vostra compagna. Durante la cena, col passare della serata, questa persona suscita molta antipatia. Bene, non lo si può dire apertamente che questo vi è antipatico. Ebbene, quello che si farà è quello di essere piuttosto critico su alcuni quadri che si trovano nella sala da pranzo. E lì c'è un transfert, ecco, del sentimento negativo, falsa connessione con i quadri. Dunque, quello che non si può dire apertamente va dopo a esprimersi sui giudizi molto negativi, molto critici dei quadri che si trovano nella sala da pranzo. Vediamo adesso alcuni aspetti del terzo contenuto. Dicevamo, quello dei pattern, quello dei transfer di imago, di figura paterna, materna. Beh, vi sono alcune relazioni della vita sociale che stimolano, suscitano questo tipo, il tipo di transfer di figura paterna o materna.
Per esempio, un esempio che Freud stesso fa, quando il bambino accede alla scuola elementare, bene, va a trasferire sull'insegnante, sulla figura dell'insegnante, bene, alcune caratteristiche della figura del padre, no? Certa autorità, potenza, che conosce molte cose. Ecco, lì c'è un transfer dell'imago paterno. E ci sono altri tipi di relazioni della vita sociale che vanno a sollecitare dei transfer paterno o materni. Ci può essere un transfer puntuale, occasionale, paterno o materno, nei confronti di una persona che conoscete, perché il suo modo di fare richiama in mente proprio fratello, una propria madre, un proprio padre. Può capitare anche nei matrimoni, quante volte si dice: ma tu mi ricordi mia madre o mio padre, ecco. E quelli sono, ecco, dei transfer puntuali che qualche volta possono anche durare. E può anche capitare un transfer di stanza. Conoscete qualcuno che, dal suo modo molto critico di rapportarsi alle cose, beh, possa momentaneamente occupare un po' quelle istanze del superio, incarnare proprio istanze del superio. Ecco qualche esempio veloce. Ebbene, ecco tutto per questa piccola introduzione al concetto di transfert. Prossimo video, arrivederci.